Io al cinema non l'ho mai visto. Non faccio cinema. E che fai, la radio? Teatro. Ah. È arrivata suo nipote. Ma io sono bloccato qui, cosa posso fare? E sbloccati, no? Adesso pare che se la prendano una cugina di Manfredonia. Io qua non ci voglio stare! Tanto scendi allora! E tu mi accompagni da Matteo? Non esiste, lo vuoi capire? E allora se non esiste di chi è questo gatto? Ma non vedi che la gabbia è vuota, cretina, guarda! Tu hai dovuto lottare tanto per questo film, perché è stato un film che non è... ha avuto uno sviluppo... Una via crucis. Una via crucis, bravo, esatto. È stata una via crucis realizzare questo film. È durato quattro anni, mi pare, il suo percorso. Quattro anni, è stato... tanto, chiunque lo leggeva, dice sì, lo facciamo, poi dopo un po' ci ripensava, poi volevano farmi fuori, poi tutti i sotterfugi, volevano comprare la sceneggiatura, volevano praticamente mettermelo lì, là, proprio là. E invece io ho ottenuto, mi hanno offerto soldi, ho detto no, questo film lo devo fare io. Hai fatto bene a portarla avanti. È giusto che lo faccia, perché come lo posso fare io, non lo può fare nessuno. E ho tenuto duro, e poi anche, c'è stato anche lì un miracolo, tramite Giovanni Veronesi, che stava uscendo un film con lei, tra l'altro, con la Paco, che era, non è un paese, paese, per, paese giovani. Per giovani. Un giorno Giovanni, dice, che sapeva tutto, le vicissitudini attorno a questo film, queste attese, cioè, ero a cena con i Paco, con Isabella, Arturo Paglia, e facendo il tuo nome, Isabella Paglia fa, ah, per un attore che amo da morire, mi piace tanto, ma dico, la chiamo, che dici? La chiamo, chiamala, l'ho chiamata, mi ha risposto, mi ha convocato il giorno dopo, ha letto la sceneggiatura, io naturalmente gli ho raccontato tutto ciò che era successo prima per correttezza, gli ho detto mi raccomando, ho detto, facciamo il film, ma dico mi raccomando, lo facciamo veramente, non è che anche tu adesso facciamo il giochino del sì e del no. L'hanno fatto, e mi ha trovato il regista che conosceva Guaglianone, Alessandro Capitani, ne sentirete parlare di questo ragazzo perché ha veramente talento, insomma è tutto un miracolo. E tu Sara, quando sei entrata in questo, nel discorso di questo film, quando ti hanno chiamata per recitare la parte di Adele? No, io avevo già recitato, avevo già lavorato con la Paco Cinematografica nel film di Giovanni Veronesi. La Maide non lo sa, la verità è che cioè noi appena, no, perché la verità è che con Salvo, sì. Ma diciamo che con Capitani abbiamo detto, ma chi può fare questo ruolo? E tutti e due abbiamo pensato a lei. Abbiamo detto Sara Saraioko, hai ragione, Sara Saraioko. Ha fatto un provino, brava. È stata presa. E era già convinto, perché avete visto la capacità, la fragilità, sì, la tenerezza. Assolutamente. C'è un personaggio che va coccolato, che vorresti prendertelo a casa e niente, metterlo sul divano e dargli la mano. Parla anche in dialetto, no? No, sì, ha fatto uno, ha dovuto anche fare un lavoro sul dialetto. Sul dialetto foggiano. Sì, inizialmente io e Alessandro avevamo un po' Capitani, avevamo pensato di dargli una cadenza pugliese, sai. Io ero abituata a sentire il barese, che è molto lontano dal foggiano. Poi invece sono andata con lui giù per i sopralluoghi e ho capito invece che queste persone parlavano in maniera diversa, avevano delle influenze piuttosto campane, molisane. E con un dialect coach ho iniziato a fare questo studio, a fare pratica, insomma, certo. Già, sì. Tu hai anche avuto un'esperienza in America, giusto? Sì, sì. Hai recitato in una serie TV, sì. Come si chiamava? Counterpart. Parli inglese, fa paura. E tu sei una... fai la cattiva in quel film, no? Sì, ho due ruoli. Perché non è ancora uscito in Italia, in realtà. In Italia purtroppo non è uscita la serie, ma il 3 dicembre ci sarà la prima della seconda stagione in America. Quindi ci sarai anche nella seconda? Sì, fra un po' la perdiamo. Il rischio è quello, il rischio è serio. Los Angeles, New York, Hollywood, da Foggia Hollywood è un attimo. Anche perché da Foggia Hollywood. Ma lei parla inglese come pochi. Cioè, il mio grande rammarico è non aver studiato l'inglese, ma non per il film. Perché ho incontrato tante di quella gente, ho incontrato nella mia vita gente interessante che parlava inglese e non sono mai riuscito a comunicare. Al massimo, this is the window, this is the chair, this is the door. Ma non è mai troppo tardi. Ma non ci penso proprio. Ma è troppo tardi, è troppo tardi. C'ho altri cavoli da fare. Let them show your true color. Ti voglio tanto bene e voglio sempre stare con te. Sempre, cioè tutti i giorni, tutto il mese, tutto l'anno.